Buongiorno. Mentre su un campo di sabbia in Marocco si gioca un'improbabile partita di calcio tra le squadre di Diego Abatantuono e una di ragazzi locali, scivolano via le note meravigliose della leva calcistica del 68 di De Gregori. Nino, non aver paura. È una delle scene più famose di Marrakech Express, un film dell'89 di Gabriele Salvatores. E che insieme a Mediterraneo, Tournée e Puerto Escondido forma la cosiddetta tetralogia della fuga. Tutti questi stupendi film hanno come denominatore comune il viaggio, e come il viaggio che noi dobbiamo fare verso Trapani. Il viaggio che è una componente determinante della prossima partita, perché è uno dei due viaggi lunghi che si affrontano in una stagione in cui le trasferte sono tutte brevi. E questa componente ambientale è una componente che può condizionare il rendimento dei giocatori. Quindi c'è necessità di avere massima attenzione nel gestire al meglio le energie fisiche contro una squadra che, tra l'altro, oltre ad avere il cervello del proprio allenatore Daniele Parente, che come era da giocatore è da allenatore, quindi lungimirante e molto attento, ha dimostrato la capacità di sopperire a problematiche legate agli infortuni. Nell'ultima partita hanno vinto in trasferta nonostante l'assenza di ben tre giocatori e dell'allenatore stesso. Da questo punto di vista, la partita prossima deve essere vissuta con l'attenzione e la meraviglia che si hanno quando si affronta un viaggio. Coach, dopo l'incredibile vittoria con Mantova, la squadra si ritrova in vetta alla classifica con un record di 5-0. Anche se presto per fare bilanci, però che significato si può attribuire a questa ottima partenza di Cantù? Secondo me l'ottima partenza di Cantù è da attribuire all'organizzazione societaria, molto più che al campo. Questa qui è una conseguenza delle scelte fatte, perché noi siamo ben lungi da essere la migliore versione di noi stessi, ci sono un sacco di cose da migliorare, però è evidente fin da queste prime battute che il roster è un roster assolutamente competitivo, che la scelta che è stata fatta, e questa domanda mi permette anche di enfatizzare il lavoro di uno staff che è di una qualità probabilmente mai vista nel campionato di A2. Quando parlo di staff a tutto tondo, dalla parte fisica alla parte tecnica alla parte manageriale. Permette di delineare la consapevolezza delle scelte societarie. Cioè, tutto quello che è stato fatto finora è stato fatto con l'orientamento di arrivare pronti a maggio. Chiaramente vincere aiuta a vincere, avere un po' di entusiasmo in più, e l'ultima partita paradossalmente con dei momenti di down ha comunque permesso una grande rimonta che rimarrà probabilmente nel cuore delle persone che noi dobbiamo convincere a venire al palazzetto, e quindi complessivamente credo che questa sia la componente più importante da delineare a una domanda come questa. E quali allora invece per Coach Sodini gli aspetti su cui la squadra deve ancora crescere e migliorare? Siamo certamente dal punto di vista tecnico ancora non performanti nella difesa uno contro uno, assolutamente. Noi abbiamo bisogno di essere molto 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 più esigenti nei confronti di noi stessi e conseguentemente nella difesa di squadra. Quelle che sono le spaziature offensive pian piano vanno delineandosi, dobbiamo ripulire le scelte. Chiaramente quello che balza agli occhi è la non continuità nella produzione di un gioco che vorrei essere brillante per 40 minuti, ma come continuo a dire e continuo a ribadire, il processo è un processo di crescita che deve portarci al massimo della performance nel momento in cui effettivamente conterà per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Domenica la lunga trasferta in Sicilia contro Trapani, reduce da una vittoria in casa di Orzi Nuovi e dotata di un'ottima coppia di stranieri e non solo. Che tipo di partita si aspetta? La Trapani ha dimostrato ad Orzi Nuovi di essere una squadra soprattutto dura. È una squadra che ha una multidimensionalità, una capacità di giocare con quintetti diversi, quintetti grandi, quintetti piccoli, ha giocatori anomali, nel senso che possono giocare con un centro che è sostanzialmente un giocatore perimetrale. Credo che la chiave del loro sistema di gioco sia Mollura, un giocatore troppo spesso sottovalutato, ma invece capace di condizionare nel bene, prevalentemente, tutto il rendimento dei compagni. Per cui fermare gli americani, fermare Mollura, avere consistenza sui 40 minuti, continuare a limitare le palle perse sarà la chiave per affrontare una squadra che certamente farà di tutto per metterci bastoni tra le ruote.